dall'arrivo soprattutto del Chievo Verona e il Sassuolo che invece anche lui è impelagato nella zona a rischio di destra, dove si sgancia e si stacca uno dei due centrali difensivi del Palermo, vale a dire De Marino, pallone in profondità dentro l'area di rigore, traversone in mezzo e finisce all'angolo con la sortita offensiva di Petrucci che prende bene quella corsia, sfonda dalla destra e mette il pallone sull'angolo più lontano, passa in vantaggio con un difensore il Palermo, la rete è di Petrucci dopo l'imbucata di Birligea che riesce comunque a vedere il taglio di Petrucci, il resto lo fa tutto il numero 2 che mette all'angolo più lontano per l'1-0 Palermo, pronti via dopo 2 minuti, i rosanero passano in vantaggio. Una bellissima conclusione, incrociare sul secondo palo da manuale, da attaccante. E Ghidotti, portiere della nazionale Under 19, quindi a livello di portieri, diciamo il serbatoio italiano è messo abbastanza bene. Sì, è vero, anche giovani perché... Pallone intanto all'indietro, lo smista l'Udinese dentro l'area di rigore, scarico e la battuta in porta! All'angolo! Si inserisce lì il pallone, non dà scampo al portiere. La rete per l'Udinese, un gol pesantissimo, quello dei bianconeri che pareggiano il conto. La rete che arriva per l'Udinese con il tentativo dalla lunghissima distanza in fondo al sacco di Battistella, che riesce comunque a far andare molto bene la gamba e lo mette all'angolino. Gran gol quello del numero 4 sì, dell'Udinese. Un ottimo gesto tecnico su una palla che usciva malamente da parte di quello che era le posizioni delle squadre in avanti. Ha accettato in verticale, non è finita con l'Udinese che forse cerca l'ultima chance in attacco. L'arbitro però dice che può bastare e manda tutti sotto la doccia. Finisce 1-1 tra Udinese e Palermo, piccolo passo in avanti dell'Udinese ma impercettibile, 13 punti, 21 invece quelli del Palermo. Siamo in chiusura da Manzano.